Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma dell'immagine del Santo che vi ha chiamati. Diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: voi sarete santi perché io sono santo. E se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, o se foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. Poiché tutti i mortali sono come l'erba, e ogni loro splendore è come fiore d'erba, l'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Nella prima parte del primo capitolo San Pietro, la settimana scorsa ci abbiamo meditato, ci ricordava che la meta della nostra fede è la salvezza delle anime, che è il primo obiettivo che tutti quanti noi dobbiamo porci, perché da esso dipende il nostro destino eterno. Le parole con cui San Pietro chiude il primo capitolo, questa è la seconda parte, devono farci pensare. Tutti i mortali sono come l'erba. L'erba inaridisce e i fiori cadono. La nostra vita, stiamo concludendo il mese di novembre, che stasera reciteremo di nuovo il 33 Requiem, gli ultimi di quest'anno chiaramente, di questo mese di novembre, non certo gli ultimi della nostra vita, per le anime abbandonate nel purgatorio, questo mese in cui Santa Madre Chiesa ci ricorda l'importanza di pensare a sorella morte corporale, di pensare che la nostra vita corre, scorre. C'è un timer continuo, ecco. Noi non sappiamo quando scadrà il nostro tempo, no? Ma sappiamo che la nostra vita è un timer, c'è un conto alla rovescia. Solo il Signore sa il mio timer a quanto è sintonizzato, quanti anni, quante ore, quanti minuti e quanti secondi ho ancora da vivere in questa vita terrena, nella Santa Regina di Mondo, in questa valle di lacrime, e quanto tempo ho ancora per convertirmi, per attendere appunto la mia salvezza, per compiere delle opere buone, per fare quello che Gesù vuole da me, per scoprirlo ogni giorno di più.
Questo è il primo obiettivo, la salvezza delle nostre anime. Quanti anni avremo? 60, 70, 80, 90, 100? Noi non possiamo, non dobbiamo pensare, guai a noi se questo accadesse, che la nostra anima è immortale. Quando si fa, e dovrebbe essere fatta un pochino più spesso, anche se alcuni oggi sembrano averle dimenticate queste cose, la meditazione sull'inferno, che è una meditazione molto dolorosa, ma anche molto fruttuosa, è pensare a quelle povere anime che finiscono in questo buco di fuoco, di tormenti infiniti, e che sono coscienti che quelle cose non finiranno mai. Una delle cose che desidererebbero le anime dannate sarebbe semplicemente cessare di essere, ma non posso. Noi possiamo suicidarci in questo mondo se siamo fuori di testa, quindi possiamo togliere la nostra vita corporale, ma la nostra anima non si può uccidere. Capite? È come quando succede, spero che ci succeda ogni tanto in senso buono, uno si arrabbia con i diavoli, no? Che vorrebbe dire, ma non si possono uccidere, ma è possibile che dobbiamo sempre stare sotto il tormento e le tentazioni di questi? No, non si possono uccidere, sono angeli decaduti, quindi gli spiriti sono immortali, ci si può fare niente, sono cattivi e cattivi rimangono, non si può fare niente, la nostra anima è immortale e noi ci scriviamo da soli con le nostre mani la nostra sorte, no? La salvezza delle nostre anime, San Piero nella prima parte ricorda che è l'obiettivo minimo. E qual è l'obiettivo massimo? L'obiettivo massimo ce lo presento questa sera. La santità. Ci ha chiamati il santo per antonomasia, che è Dio. E lui vorrebbe, per il bene nostro, che diventassimo santi tutta la nostra condotta. Perché questa è una citazione del libro del Deuteronomio, o dell'Esodo, adesso non vorrei dire una sciocchezza, uno dei due. Voi sarete santi perché io sono santo. È parola antica. La santità chiaramente è il massimo. La santità non consiste semplicemente per ottenere la salvezza delle anime, una cosa indispensabile. Non bisogna commettere peccati mortali, altrimenti si va all'inferno. E se si sono commessi peccati mortali, e qui dobbiamo fare molta attenzione, perché vanno confessati tutti e bene, senza girarci intorno e senza fare giri di parole. Qualunque peccato mortale fosse stato commesso 50 anni fa, dobbiamo andare da un confessore, chiamarlo per nome, specificare bene le circostanze, se ce le ricordiamo i numeri, e mettere in pace la nostra coscienza e pulire la nostra anima. Quindi niente peccati mortali, con quelli commessi, confessati bene e con sincero pentimento. La santità è un'altra cosa, non si accontenta di non fare peccati mortali, ma si guarda anche dal fare quelli più piccoli, si guarda anche, dalle bugie discusse, dalle parole inutili, dalle chiacchiere, dalle maldicenze, dalle parole sconvenienti, non soltanto le parole, ma anche le opere, no? Si guarda dalle piccole, dei piccoli scatti di ira che possiamo avere, si guarda dai peccati di gola, tutti quanti i peccati più piccoli, no? Che noi commettiamo con molta leggerezza, quotidianamente, espressione della nostra miseria, no? Ma non si accontenta neanche dei peccati veniali, ecco. Fa attenzione anche alle imperfezioni e cerca di praticare le virtù e le opere buone. Gesù nel Vangelo, quando parla della santità, non dice non fare male semplicemente, ma fai il bene. Tutto quello che volete che gli uomini facciano, voi fatelo anche per loro e anche per quanto attiene al nostro rapporto con Gesù, con Dio, no? Dice, basterà andare a messa la domenica, noi sappiamo,
spero che abbia imparato a catechismo, qual è il livello minimo di vita interiore che tutti i cristiani devono avere, proprio il minimo sindacale, dare la messa alla domenica, recitare con attenzione le preghiere del mattino della sera e prima dopo i pasti passa almeno il segno della croce. Questo è proprio, ma questa è una vita proprio strivizzita allo stretto indispensabile. È chiaro che questo è il minimo, poi c'è il massimo. C'è chi prega un'ora al giorno, c'è chi prega 2 ore al giorno, c'è chi prega 3 ore al giorno, c'è chi lo messa tutti i giorni, quindi è chiaro. E qui che vogliamo fare? La cosa bella, ricordiamo la lettera di San Giacomo Apostolo, no? Spero che lo Spirito Santo che invochiamo fissi bene nel nostro cuore alcuni capisaldi essenziali. Ricordiamo quando San Giacomo ci diceva che la legge di Dio è la legge della libertà. Allora, se non vuoi andare all'inferno, non devi fare peccati mortali, basta. Fuori di questo ambito, oltre questo ambito, sei tu che devi decidere che vuoi fare la vita. È chiaro che noi, è ovvio, quanto più preghi, e tanto più diventi santo, quante più opere buone fai, e quanto più in alto starai in gloria. Stare in alto in gloria non è soltanto un problema di ammazza quanto sono bravo, sto in alto in gloria e invece gli altri che sono più cattivi stanno più in basso di me quanto sono bello. Non è questo. Ma chi sta più in alto in gloria in cielo andrà di più in paradiso, conoscerà di più il Signore. Capite? E che vogliamo fare? Ecco, qui emerge anche tutto il fascino e la bellezza dell'essere uomini e donne, no? Quindi di essere grandi, immagine e somiglianza di Dio. E quindi di essere liberi, ecco, Dio. I miei cari figlioli e figliole che stanno già qui presenti in questa chiesa avranno già imparato, l'ho detto subito, appena arrivati. Io non metterò carichi sulle spalle di nessuno, non dirò mai fai questo e fai quell'altro. E proporrò tante cose. Chi le vuole fare, le farà. Chi non le vuole fare, non le farà. Non starò con il registro a dire ah tu sei catechista, non ti ho mai visto la donazione, non ti ho mai visto l'incontro biblico, niente, se non c'è peggio per te. È un uso della nostra libertà, questo è bello. Molti di noi non ci piace tanto questo discorso, io anche confesso davanti a Gesù, perché lo sa molto bene, tante volte negli anni anche passati dicevo ma no Gesù, a tutti la mano. Tu mi devi costringere, mi devi dire tu, vengo, tutto quello che devo fare, perché cioè, non mi lascia sta responsabilità, perché questa responsabilità grossa, come faccio a capire? E invece Gesù ce la lascia, perché proprio questo, come dire, l'arte è di essere uomini, no? È anche la bellezza, come se non fossimo liberi, non avremmo poi meriti, no? Meriti che non è una cosa giuridica, ecco, noi ci mettiamo davanti al Signore e dice bene, come se fossimo dei mercenari, no? Questo è il lavoro che ho fatto per te, non dammi la paga, non è così, ecco. Ma è la bellezza di dire guarda Signore mio, che io liberamente avrei voluto fare tante cose, avrei voluto il giovedì sera starmene a casa, al freddo, al caldo, io mi sono venuto davanti a te, ma non per farti un favore, d'accordo? Ma per stare con te, ecco, per esprimerti la mia gratitudine per la tua presenza eucaristica, per il tuo stare con noi. È chiaro che questo Signore poi dirà grazie figlio mio, cioè lui sta lì, cioè pensiamo anche a, io quando ci penso a queste cose veramente mi perdo e mi sperdo, no? Il nostro Signore che sta ininterrottamente 24 ore su 24 dentro il tabernacolo, nella stragrande maggioranza dei posti dove sta non se lo fila nessuno, anzi magari si fa gara nel dargli dispiaceri, oltraggi, c'è gente che tra chiesa senza forma consiglio della croce, chiacchiera, vuole essere dentro al mercato, cioè, e lui sta lì. C'è gente che passa davanti alla chiesa se non hanno consiglio della croce, no? Pensare bene a queste cose ci fa bene, perché ci fa anche un po' anche comprendere lo stile di Dio, no?
Lui sta lì, cioè lui fa da parte sua tutto quello che è bene e utile per la nostra salvezza. Dopodiché, se tu te ne vuoi ultra e fischiare, lui ha fatto quello che doveva, e sei tu che liberamente devi accoglierlo, accoglierlo e cambiare in questa dinamica, no? Proprio perché la grammatica di Dio è l'amore, e l'amore è quanto di più libero ci sia per antonomasia, no? Quando si guardano le coppie degne di questo nome, le coppie che si amano, che si sente parlare e loro raccontano, cioè un matrimonio è bello quando le cose sono libere, sono spontanee. Cioè non è bello se la moglie sta sempre a mente in croce, il marito dice guarda tu devi fare questo, devi fare quest'altro, io sono contento che fai questo, e quello lo fa per forza, e la moglie si accorge che glielo sta fa proprio a fargli un favore. Bruttissimo questa cosa qui, no? Una coppia è bella quando fanno a gara nel farsi contenti a vicenda senza bisogno che l'altro glielo chieda, lo previene, gli offre, no? E lo stupisce, ecco, per quanto bene gli vuole. Questo è quello che dovremmo impostare con Gesù. La santità, sì, per certi aspetti è una cosa difficile. Padre Pio diceva sempre che diventare santo, insomma, non è una cosa semplice, perché necessariamente la santità esige l'eroismo nelle virtù, no? Se fosse semplice sarebbero tutti santi. Però se si entra nell'orizzonte dell'amore, se si capisce quanto si capisce, questo è un fatto di cuore, quanto Gesù ci ha amato e quanto vorrebbe essere amato, l'amore rende tutto leggero. La Chiesa presto o tardi dovrà dire una parola autorevole su Medjugorje, tutti noi stiamo in attesa e siamo già da adesso conseguiosi e obbedienti a quello che la Chiesa dirà, no? Fino a quel momento siamo liberi di credere o non credere. A me piace sempre però ricordare una cosa che sembra che la Madonna abbia detto a Medjugorje, no? E a Medjugorje la Madonna propone una scuola di santità essenziale e parla in una parrocchia, parla, no? Quindi in una parrocchia vuol dire che non parla a frati, a sacerdoti o a addetti ai lavori, parla a tutti. E ha chiesto a tutti, andate a messa tutti i giorni, il rosario intero tutti i giorni, fate digiuno due volte alla settimana, e confessatevi almeno una volta al mese, meglio ancora se una volta ogni 8 giorni, se proprio volete diventare santi, e fate la meditazione tutti i giorni, almeno un quarto d'ora. Chi fa questo vuol dire che sa che almeno un paio d'ore, due orette e mezza della giornata sono dedicate al Signore, perché con 4 rosari andate a messa e fa la meditazione, non fa presto a fare. Persona che vive nel mondo, non so, che c'ha la famiglia, c'ha il lavoro, c'è figli, ma come fa? Ho paura di giugno, pane e acqua, 24 ore, cioè, deve avere un mal di testa, ma come si fa? Certamente, insomma, già questo piccolo cammino di santità, che non basta fare questo che diventa santi, magari bastasse solo questo, insomma, ci vuole molto di più, però su questo è già qualcosa. E una volta c'è un messaggio, insomma, si vede che i veggenti gli presentarono alla Madonna le obiezioni di molta gente, dicono come facciamo a fare tutte queste cose, questa è una vita troppo complicata, così. E la Madonna ha dato una risposta disarmante. È complicata perché non amate. Se amate diventerà tutto quanto semplice. È così. È così. L'amore rende tutto quanto leggero e semplice. È chiaro che se, ecco perché tutto il cuore della nostra vita interiore, questo l'hanno detto i maestri di spirito, è che dobbiamo veramente in un certo senso, certamente soprannaturale, non banalizzato alla maniera umana, però molto vicino a quello che succede agli esseri umani, dobbiamo semplicemente innamorarci. Io da giovane sono stato innamorato di qualche signorina, di qualche fanciullo. Io quando uno è innamorato non capisce più niente, non capisce nulla, gli è pesante, farebbe qualunque cosa, tra l'altro per un essere umano imperfetto, limitato, poi quando ti passa il momento che sei innamorato, che vedi che c'è davanti, la voglia di fare chissà che chissà cosa ti passa, perché vedi che c'è un essere comunque limitato, piccolo come te, no? Quindi non c'hai
quella specie di semidivinità che te immaginavi quando eri fuori di testa, no? Però noi dovremmo essere in stato di innamoramento perpetuo nei confronti del Signore. Se parte questo è tutto facile. Oggi è la festa di Sant'Andrea Apostolo, abbiamo meditato durante la Santa Messa, come fa a stare in croce 2 giorni di seguito, dopo essere stato flagellato disumanamente, come è stato flagellato per lui, no? Qui basta che giriamo gli occhi qui dentro la cappella delle Reliquie, andiamo a farci un giro, e qui c'è gente che è stata massacrata in maniera disumana. Come fa una persona a soffrire tutte quelle cose senza vacillare, senza lamentarsi, senza rinnegare la fede? Guarda, basta che dici che Gesù Cristo è tuo Dio, che fa un bel sacrificio agli altari e gli devi pagare, finisce tutto. E non l'hanno fatto. È l'amore il segreto. È chiaro che senza l'amore pesa tutto, pesa pure non fare peccati mortali, d'accordo, che dovrebbero farci semplicemente ribrezzo, perché comunque il peccato c'è il suo fascino, se no peccherebbe nessuno. Figuriamoci quanto pesi poi la santità, ma sembra un incubo, sembra, bisogna soffrire, bisogna fare sacrifici, le croci, mamma mia. Ecco, però se uno c'è l'amore diventa tutto quanto leggero, no? Ci risantipia con l'obbedienza alla verità, dice San Pietro. E che cos'è la verità? La domanda che fece Ponzio Pilato a Gesù. Gesù non ha risposto che cos'è la verità, perché la verità ce l'aveva davanti. La verità è che Gesù ci ama così tanto, che ha fatto tutto quello che ha fatto nella sua passione e nella sua morte, ecco perché non ha risposto a Ponzio Pilato. Se tu volgi lo sguardo bene a Gesù, per questo che dobbiamo continuamente pensare a Lui, meditare bene la passione, eccetera, eccetera, tutto diventa semplice. Perché chiunque si mette in ginocchio davanti all'Eucaristia o davanti al Corpo. Io penso che ricorderò in eterno le orazioni fatte in questa chiesetta, perché insomma averci l'Eucaristia sotto sto crocifisso non c'è niente di più santificante, insomma, no? Che c'è il simbolo e la realtà proprio sotto, no? Perché Gesù è così. E se non ci santifichiamo qua, beh, è un bel problema, insomma, quindi è veramente un guaio. Se siamo vulnerati, toccati da quell'amore, diventa molto facile. E se diventiamo santi, daremo grande gioia a Gesù che ci vede contenti, e daremo anche grande gioia a noi, perché quando staremo nell'altro mondo, ogni minimo gesto compiuto come passo verso la santità, ecco, ci procurerà una quantità eterna, smisurata di gloria, in proporzione appunto dell'amore e di quello che siamo stati capaci per amore di fare per Gesù. Siamo dato, onorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, Santissimo.